È molto importante, molto, 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 molto il tasto share, eccolo qua, verde. Quando lo clicco, condivido il mio schermo, eh? E questo è molto importante. Ora vi faccio vedere. Faccio share, posso scegliere se condividere tutto il mio schermo, ma è meglio di no per ragioni di privacy. Fare partire una lavagna, ad esempio. Oppure un mio documento. Ecco, faccio partire la lavagna e ho un nuovo strumento, una nuova barra di strumenti. Con questa posso scrivere sulla lavagna. Vedete, clicco text e posso scrivere qualcosa. Clicco su draw e posso disegnare o sottolineare. Eccoci qua, non sono bravissimo a disegnare, ma ci siamo capiti. Con l'eraser, ecco qua, che posso cancellare tutto. Piuttosto semplice, no? Torno su Stop Share e interrompo la condivisione. Che cosa posso condividere anche? Un compito, magari i miei compiti, il mio insegnante mi chiede di farlo, ed eccoci qua. Condivido. E posso scrivere con Annotate qua sopra, posso scrivere su questo documento. Mi piacciono, ai battuti bambini piacciono le patatine fritte. In estate bevo almeno 1 litro di tè freddo. Posso insomma fare diverse cose. Ancora quando smetto, stop share. E rieccoci insieme. È importante che io condivida, è più importante che io possa lavorare sulla condivisione del mio insegnante. Eccoci qua. Come faccio? Devo andare qua in alto. You are viewing Veronica Terragno screen, mio insegnante. Faccio View Options, Annotate, ed ecco che posso, mi compare il menu di prima e rifaccio le cose di prima. Scrivo. Disegno. Sottolineo. Eccolo qua. Cancello. Posso cancellare solo le mie cose. Non posso invece cancellare le cose del mio insegnante, vedete?